tutti amici del laboratorio artistico. Oggi disegniamo un po' di animaletti esotici facili da fare, semplificati. Io voglio cominciare con la giraffa. Parto con la matita, cerco di tenermi un po' leggera e, come ormai sapete se mi seguite, comincio con le forme semplici. Quindi faccio prima un ovale e poi faccio delle zampone lunghe, ma magre, perché la giraffa è alta e magra. Faccio una codina abbastanza magra anche lei e poi faccio il mio bel collo lungo. Al collo lungo attacco un altro ovale, questa volta più piccolo, per fare la testa e poi faccio le orecchie piccole e questi cornetti particolari un po' arrotondati che ha la giraffa. Poi col pennarello io posso andare a segnarmi i contorni e aggiungere i particolari. Io adesso farò un po' di animali contornati solo col pennarello nero, ma voi divertitevi a aggiungere anche colori particolari, sfondi, insomma, fateli vostri questi animaletti. Il pennarello coprirà la matita e mi servirà per aggiungere anche le macchie ed altri particolari che mi vengono in mente per rifinire meglio i miei animaletti. Con questa stessa tecnica io posso arrivare a disegnare tutti gli animali che voglio, basta diciamo così scoprire la struttura di base dell'animale. Per esempio qui ho fatto un ovale molto più cicciottone e delle zampe molto più spesse e corte. Vediamo se indovinate che cosa sto facendo. Adesso ho fatto una testa abbastanza grossa, delle orecchie grandi e una proboscide, quindi si è capito, sto disegnando un elefantino. Con questa stessa modalità di disegno con gli ovali, io posso modificare le varie proporzioni, però cercando di mantenere le caratteristiche peculiari di ciascun animale. Quindi l'elefante ha delle forme molto rotonde, molto grosse, perché è un animale abbastanza massiccio, come vedete al contrario della giraffa. E adesso andiamo avanti con il pennarello, aggiungiamo tutti i particolari e poi con questa stessa modalità proviamo a inventarci tanti altri animali, sempre a tema, diciamo, Africa oggi. Io procedo sempre col pennarello e poi andrò a provare anche degli animali un po' diversi come i felini e i rettili.